Ciao a tutti e benvenuti a Do It Yourself Ispirazione. Oggi vi mostro 5 idee facili, veloci e super pratiche per realizzare delle calamite. Vedete, ho comprato queste calamitine piccolissime e userò poi la colla a caldo e tutto quello che mi serve. Iniziamo appunto con le mie idee per le calamite. La prima idea è prendere questi occhietti, vedete che sono mobili e che si possono usare per, non so, magari per il frigorifero o qualsiasi altra cosa, e applicarci dietro uno di questi magneti. Quindi con la colla a caldo vado un pochino a metterne dietro l'occhio mobile. Mi raccomando, lasciatela sempre asciugare qualche secondo. E poi attacco il mio magnetino. Potete usarle appunto sui frigoriferi, come vi dicevo prima, oppure magari per realizzare, non so, una testa di qualche animaletto e il corpo lo disegnate voi. Insomma, è molto semplice utilizzarle, sono molto carine, molto simpatiche. Ovviamente potete realizzarne due, insomma, come preferite. E questa quindi è la mia prima idea. La mia seconda idea è questa: prendere una molletta che ho decorato con lo scotch apposta e applicare il mio magnete, la mia calamita, sulla molletta, in modo tale che questo bigliettino possa rimanere attaccato a qualsiasi, insomma, al forno, al frigorifero, insomma, qualsiasi parete che voi volete. Ok, per fare in modo appunto di ringraziare qualcuno. Questa è la mia terza idea, ovvero realizzare un piccolo box contenente quello che più vi serve e a portata, per averlo sempre a portata di mano, e applicare il magnete su una parte oppure due, come preferite, e attaccarlo dove meglio potete, dove potete averlo sempre a disposizione. Quindi ovviamente ricordatevi sempre che io qui metto un magnete perché il mio peso è abbastanza leggero, ma ovviamente va in base al peso, cioè più magneti se quello che deve contenere è abbastanza pesante, quindi sempre fate le prove. La mia quarta idea è questa, ovvero applicare i magneti sui miei scheletri, questo scheletro dinosauro, e sul mio cagnolino. Per appunto questo solitamente va sul forno, sul frigorifero, per rallegrare un po' il clima della cucina. Quindi applico un po' di colla a caldo sul dorso e lascio ovviamente asciugare. L'ultima idea, e quinta idea, è quella di avere sempre a portata di mano post-it e matita. Quindi l'idea è quella di applicare i magneti sia sul post-it che sulla matita, in modo tale da appenderli dove meglio vi conviene, quindi dove avete sempre la possibilità di prenderli a portata di mano. Ed ecco qui tutte le mie idee. Queste sono 5 facili idee velocissime per applicare dei magneti, fare delle calamite fai da te. Ma se avete altre idee, ditemelo nei commenti, magari qualcosa di più urgente che dovete avere sempre sotto mano e sapete consigliarmi. E ricordatevi sempre di seguirci sul nostro canale, di iscrivervi e per rimanere aggiornati con tutti i nostri video. Noi ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti!